Ciao, Marerda. Come stai? Non lo so. Sono andata a cercare le ceneri di tuo padre per spargerle insieme a te. Non le ho trovate. Non significa che non possiamo commemorarlo in ogni caso. È stranissimo. L'urna è sparita. Qualcuno deve averla rubata. Di sicuro salterà fuori. Lo spero. È tuo padre. È tutto quello che mi rimane di lui. E nonostante questo... Qualcosa non va? Quando penso a tuo padre, sento che c'è qualcosa che non va in tutto questo. Forse ti sembrerà strano, ma devi fidarti di me. Potrebbe essere un buon segno. Che io abbia il vizio di perdere qualsiasi cosa. Che tu stia capendo che... Beh, che quello che credevi essere vero non lo è. Un'urna? Perché è così importante? Tuo padre, ovviamente. È morto. Ma lo sapevo già. Come è morto? Per la disperazione di averti perso. E che cosa significa? Cosa credi che significhi? Eri nostro figlio. Il giorno in cui sei... No. Per favore. È importante. Come mi avete perso? Ho questo ricordo. Eri ferito. So che fa male, ma penso che tu non riesca ad ammettere la verità. Ricordare cosa è davvero successo potrebbe aiutarti. Non so se riuscirò a farlo. Ci riuscirai, sei forte. Cosa è successo? Era una giornata calda. A Liberalia faceva caldo in quel periodo dell'anno. Stavi giocando con tuo padre, facevi finta di pilotare uno strale. Lui ruggiva come un ursix e ti inseguiva. Eri molto piccolo. Scorrazzavi ovunque con le tue gambette, tutto felice. Ma poi... Va tutto bene. Partirono le sirene. Si sentivano spari ovunque. Qualcuno gridò: è arrivato il dominio! Poi ci furono delle esplosioni. Ti sentii gridare. Corsi da voi. Tuo padre sanguinava, ma tu eri sotto un cumulo di macerie, detriti di cemento. Provai a sollevarle, ma erano troppo pesanti. Urlavi: papà è ferito! Aiuta papà! Lo trascinai via. Poi ci fu un'altra esplosione. Le macerie crollarono. Ma tu... Tu... Non fermarti. Tu sei morto. Il mio bambino coraggioso. Avresti dovuto crescere e diventare uno specialista. Innamorarti. Diventare un uomo. Ma non è successo. Perché non sono riuscita a salvarti. Potrai mai perdonarmi? Non devi neanche domandarlo. Non è stata colpa tua. Avrei tanto voluto chiederti scusa. Ma tu non c'eri più. Ti perdono. Questo significa più di quanto tu possa immaginare. Lo capisco bene. Tuo padre morì il giorno seguente. Lo portarono via. Non riuscii nemmeno a seppellirlo. Nessuno di voi due. Com'è possibile? Come puoi essere qui, ormai così grande? Linno può fare anche questo. Kyler, che sta succedendo? Non sono Kyler. Hai pensato che lo fossi, ma sono solo una persona che cerca di aiutare un'amica. Un'amica? Ma quello che hai detto? Che tuo padre avrebbe voluto che spargessimo le sue ceneri insieme. Tutte le avventure che hai vissuto, le cose incredibili che hai visto. Linno ha compiuto un miracolo. Ti ha salvato. Non era vero niente. No, ma non volevo ferirti. Ti sei aggrappata a una speranza. Sembrava che volessi crederci a tutti i costi. Ho cercato di dirtelo. Sì. Credo che tu ci abbia provato. Non potevo crederci. Mi dispiace.
Ma quando la speranza scompare all'improvviso, rimane un vuoto. Mi ci vorrà del tempo per digerire tutto questo. Certo. Prenditi cura di te. Dico solo che devi avere istinti suicidi. Sono animali predatori. Ciao, Brin. Ah, sei tu. Ciao. Stai bene? Certo che sto bene. Va tutto bene. È solo che abbiamo perso dei lancieri. Ho fatto allontanare troppo quelle sentinelle, ben oltre il loro territorio di pattuglia. Conoscevano i rischi quando io gli ho ordinato di andare. Non puoi fartene una colpa, Brin. Posso e come? Lo sto già facendo. Stavate solo facendo il vostro dovere. Qualcuno dovrà pure assumersi la responsabilità di quanto è successo. Lavorando con te, qualsiasi cosa sembrava fattibile. Era tutto possibile. Brin, io... Credevo potessimo occuparci da soli delle nostre cose. Anche i migliori possono prendere decisioni sbagliate. Sembri parlare per esperienza. Molti amici mi hanno seguito nel cuore della furia e non sono tornati. Giusto, capisco. Mi dispiace. Senti, farsene una colpa non serve a nulla. No, hai ragione. Come l'hai superata? Non te lo immagini? Immagino che tu l'abbia superata attraverso il dolore e l'espiazione. Ho capito cosa cerchi di fare, specialista. Forse l'avrai già notato, ma non sono... abituata ad avere qualcuno con cui parlare nei momenti difficili. Non ho mai capito quale fosse l'utilità di parlare dei propri sentimenti. Ma con te mi sembra quasi di capire perché la gente lo faccia così spesso. È il più bel complimento che tu mi abbia mai fatto. Lo so,